Questione di ore, poi anche Forza Italia ufficializzerà i nomi in corsa alle elezioni politiche del 25 settembre. Lo farà al termine dell'ultima riunione presieduta da Silvio Berlusconi per incasellare i nomi e dare il via alla campagna elettorale sui territori. I nomi da sistemare sono quelli dei coordinatori provinciali del partito e tra questi figura anche la parlamentare uscente pratese Erika Mazzetti, per la quale si profilerebbe un posto da capolista in un listino. È invece certo, sempre restando a Prato, che il coordinatore regionale senatore uscente Massimo Mallegni sarà candidato all'uninominale al Senato, dove il centrodestra è in netto vantaggio. Ultimi pensamenti anche in casa Fratelli d'Italia. Se l'uninominale alla Camera, collegio considerato contendibile, dovesse toccare al partito di Giorgia Meloni, a Prato si potrebbe profilare la scelta tra Gianni Cenni e Chiara Laporta, quest'ultima in lizza anche per il listino. L'uninominale però è ambito anche da Forza Italia e qui si fa il nome di Erika Mazzetti, così come dalla Lega il nome sarebbe quello di un candidato della zona di Pistoia. In casa Fratelli d'Italia sono sicure le candidature dei parlamentari uscenti, l'onorevole Giovanni Donzelli e il senatore Patrizio La Pietra. La campagna elettorale è intanto già partita sui grandi temi che stanno a cuore alla Lega: flat tax. La tassa semplice al 15%, di cui oggi godono già 2 milioni di lavoratrici e lavoratori con partita IVA, anche ad altre partite IVA e nei mesi ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e alle famiglie, a partire da quelle che hanno un reddito di 50.000 euro lordi all'anno. Azzeramento dell'IVA sui beni di prima necessità. Pane, latte, pasta, frutta e verdura. Non ha ritenuto di affrontarlo il governo uscente. Sarà uno dei primi temi del prossimo governo di centrodestra. E una serie di sì. Sia al nucleare, sia alle energie rinnovabili, sia alla TAV, sia al ponte sullo stretto di Messina, sia all'alta velocità, sia alla dorsale adriatica, sia al gas, sia alla ricerca del gas anche in mare. Ultima stoccata al virologo Crisanti, candidato PD. Uno che dice che con Salvini ci sarebbero state centinaia di migliaia di morti si commenta da solo. Quindi rispondere agli insulti dei televirologi mi interessa men che zero. Sicuramente noi siamo in grado di garantire una scuola aperta per tutti, in presenza.